sotto le sotto per esempio il gioco con i dadi che sta lì in primo piano, sotto c'è il tappeto, quindi quello l'ha dipinto sopra, sotto il cappello del giovane ingannato c'è il mezzo volto del baro, diciamo, del briccone più anziano, e quindi quella è proprio una sua nota tecnica. Poi cambiamenti ce ne sono molti. Le arti figurative hanno questa grande priorità, la possibilità di raccontare delle storie, quindi raccontare una parte che riguarda noi stessi. Da quel momento in poi, anche quando non ho più pensato io a questa immagine, ce l'ho avuta dentro. Certamente quello che ho fatto nel Conformista, in Apocalypse Now, in Rez, nell'Ultimo Imperatore, anche inconsciamente viene da quel dipinto. Cioè lui, come un predecessore figurativo, ha certamente influenzato tutta l'arte figurativa.